Forte del risultato che sfiora il 50%, il nuovo governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, ha incontrato la stampa già nel giorno successivo alle elezioni per ribadire le necessità, a partire dalla ricostruzione post-sisma per ridare dignità alle famiglie, un futuro ai giovani e una speranza agli imprenditori che in quei territori hanno investito e dedicato tutta la vita. Perché ritengo che quello che è la situazione del sisma, del cratere, quello che si vive nella nostra regione, in quella fetta importante della nostra regione, nel territorio che è praticamente vastissimo, è una priorità che non deve essere solo per la nostra regione, ma deve essere una priorità nazionale. Noi cercheremo con tutte le forze di rispondere al meglio ai bisogni della gente, ha proseguito il neogovernatore, che ha parlato anche di sistema sanitario. Acquaroli non si terrà la delega alla sanità, che invece merita, ha detto, un impegno quotidiano. Noi gradiremo tutti di poter conferire deleghe a figure che comunque conoscano le Marche, conoscono il nostro territorio, perché vede, il tecnico è sicuramente un valore aggiunto, ma il tecnico deve, per operare bene, deve anche essere un tecnico che conosce il territorio. Sulla provincia di Pesaro Urbino invece Acquaroli si dice favorevole alla realizzazione del nuovo ospedale. Giusto pure che venga realizzato per conferire risposte anche alle esigenze di sicurezza dal punto di vista sismico, l'efficientamento energetico. Quindi è giusto realizzare sicuramente una struttura nuova che sia all'altezza dei tempi che viviamo, ma non sarà un ospedale unico, sarà un ospedale che rappresenterà un punto di riferimento, ma non l'unico punto di riferimento. Nelle prossime ore, poi concluso il governatore, inizieremo a ragionare sugli assessorati. Parlare di giunta adesso è prematuro. La prima riunione di maggioranza quando sarà? Guardi, credo che entro qualche ora ci vedremo, poi entro domani, dopodomani, insomma, cercheremo di organizzarci. L'inclusione ha sentito anche i leader politici a livello nazionale? Beh, chiaramente ieri è venuta Giorgia Meloni, questa mattina mi ha telefonato Silvio Berlusconi, mi sono sentito con tutti i coordinatori regionali, devo dire che magari qualcuno altro mi avrà anche chiamato, ma purtroppo ho il telefono sotto assedio, molto spesso lo tengo in modalità aerea perché disturba e interferisce con le interviste, con la comunicazione, quindi sicuramente voglio dire avrei occasione di parlare con tutti nelle prossime ore.